Va bene, ci avviamo verso la chiusura. Io so che Daniele ci tiene a fare un particolare ricordo di Gigi Riva. Sì, no, mi sembra assolutamente doveroso e necessario, perché ha rappresentato tantissimo, non soltanto per il calcio sardo, come ho letto su qualche giornale in modo poco distratto, credo che abbia rappresentato tantissimo per il calcio nazionale e anche per il calcio mondiale. Certo, non dimentichiamo, certo, un secondo posto ai mondiali Città del Messico nel 70, altro che secondo, la vittoria dei campionati, è una partita incredibile, europei nel 68 quando era ancora un Riva sicuramente acerbo. Credo che l'ultima cosa, allora, diciamo, che voglio sottolineare, al di là del valore del calciatore, quello dell'uomo. Qualcuno dice: ah, ma erano altri tempi, si è rimasto attaccato alla maglia, come accadeva spesso per tanti giocatori di quell'epoca. Rivera, Mazzola, tanto per citare. Ma certo, ma certo. Credo che la sua sia stata una scelta di natura etica. Perfetto. Che è tuttora un esempio, e sicuramente è molto più difficile trovare, non soltanto negli atleti di oggi, ma nelle persone, come dire, comune. E il tributo che gli ha dato tutta la Sardegna e anche in tantissimi campi di Serie A, Serie B e Serie C è un riconoscimento alla grandezza dell'uomo prima ancora che a quella del campione. Bene, bene, grazie Daniele, so che ci tenevi a dare, perché non eri stato con noi nell'occasione in cui ne avevamo parlato, quindi con piacere ti ho dato la possibilità.